Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori. L'argomento è il medesimo dei precedenti. La Sardegna paga ancora una volta un tributo di sangue all'ennesimo evento calamitoso naturale che si abbatte questa volta sul sud dell'isola. Ci sono, oltre che una persona purtroppo deceduta dopo essere stata ricercata per tutta la notte e stamattina, famiglie evacuate, ingentissimi danni ai privati e alle attività produttive. Io voglio ringraziare e associarmi a quanti l'hanno già fatto, tutta la struttura, gli uomini dello Stato, della Regione, del Comune che sono sul campo insieme ai volontari per prestare i primi soccorsi. Questo non è certo il tempo delle polemiche, è il tempo della solidarietà, della vicinanza, ma non è francamente accettabile che si parli di eventi tragici quando sulla strada statale 195 esistono progetti da 30 anni che l'ANAS non porta a compimento. Non è più accettabile che la viabilità rurale, la viabilità provinciale e quella statale siano in condizioni di abbandono pietoso. Io mi auguro che da oggi, da qui, parta un'attività intensa, non solo del Governo, del Ministero, per una ricognizione dello stato di conservazione di queste infrastrutture e per un piano di interventi straordinario che potrebbe dare risposte anche in termini occupazionali, oltre che di sicurezza e di tutela della vita umana. Ci sono, è stato detto, danni ingenti, sto concludendo, chiederei che la Presidenza si faccia portatrice di questa istanza, che venga riconosciuto lo stato di emergenza quanto possibile da parte, nel più breve tempo possibile, dal Governo, perché privati e attività produttive possano avere risarciti questi danni e possano uscire dal terrore e dalla paura. Grazie.